Vetero do il calcio. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti quanti. Siamo all'ultima puntata di Andate a lavorare a Vetero do il calcio. Benvenuto a Cesare Pompiglio. Mi metto a piangere quando tu dici l'ultima puntata. Mi metto a piangere. L'ultima per adesso. Noi siamo come un serial televisivo. C'è una stagione, poi c'è un'altra. Arriva l'estate e poi aspettiamo di trasferirci un'altra volta. Ma chi lo doveva dire? Dunque, io quest'anno ho fatto due scoperte. Una era la scurattina che vi sta ascoltando, che è di una bravura che voi non avete neppure la più palla di dire. E l'altra non esageriamo, la Deupalla, ovviamente. Grazie Cesare, è sempre troppo buono. È vero, lui è buonissimo e anche la Dea ha detto che oggi sarà buonissima con tutti. Comunque saluto i miei cagnacci all'ascolto. Ecco, lo figurati. Ti pareva. Mi sembrava troppo strano che per una volta tu qualcosa non lo dicessi comunque. Siamo come sempre contattando i nostri ospiti, avremo tantissime telefonate Ma pensa una cosa, che in 11 puntate sono 11 circolate puntate. Qui 40 ospiti, 40! 40 sono tantissimi, tutti qua per Cesare Pompiglio. No, per Cesare Pompiglio, 40 qui per la trasmissione. Sì, però soprattutto anche per te. Abbiamo già qualcuno in ascolto? Sì, abbiamo... Abbiamo un giocatore. E che giocatore? Il Pelé Bianco. Buonasera, benvenuto a Pietro Anastasi. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati, ragazzi. Pietro, oggi sono tra due donne. Cioè oggi niente maschi qui. Non ho capito il perché. Siamo il meglio. Beato tra le donne. Fai il galletto allora. No, sì, il galletto. Il gallaccio. Senti Pietro, ma allora arriva Conte. Arriva o non arriva secondo te? Ma sembra che sia, ma io penso che sia definitivo. Sinceramente, guarda, tra Conte e Mazzari sicuramente preferisco che arrivi Conte. Ah, non c'è, non c'è dubbio. Cioè, tra questi due sicuramente Conte, perché è uno che, a parte insomma gli ultimi anni è venuto due volte in Serie A, insomma un po' di gavetta l'ha già fatta. Poi a livello di esperienza come giocatore ne ha fatto tantissimo la Juventus. Mentre prendendo Mazzari è come riprendere il Denneri di quest'anno. No, per favore! No! Pietro, per favore, non lo nominare. Basta, perché... ormai è finita la stagione, basta Denneri. Perché mi hanno detto che dalle squadre che lui lascia, l'anno dopo vanno in Serie B. No! E così il Chievo, così l'Atalanta, cioè non c'è 2-3, quindi l'anno venturo la Juve dovrebbe andare in Serie B. Cioè, attenzione, perché questo, io non vorrei dire, però Don Luigino secondo me non è che porti tanto bene, però all'Atalanta, come ho detto io due o tre mesi fa, ho detto che lui aveva trovato l'accordo con l'Atalanta, ma io penso che quelle lì sono, senza togliere niente meriti che ha, però diciamo così, le sue squadre sono quelle lì, cioè adesso quest'anno ha avuto la Juventus che era un... ma chi glielo doveva dire Pietro? Purtroppo non ce l'ha fatta, non è stata all'altezza del compito che gli è stato assegnato. E poi ancora adesso che è finito il campionato lui dice che va tutto bene, che non c'è problema. Cosa, ragazzi, siamo usciti dalla Champions, siamo usciti dall'Europa League, e cosa dobbiamo fare? Meno male che eravamo già raggiunti i punti della perché sennò davvero c'era il rischio di andare in Serie B. Non si può pensare a una Juventus in Serie B. Sicuramente a me, cioè io l'ho sempre ammirato come allenatore prima che venisse alla Juventus, perché era uno coerente, però ultimamente mi sa che parlava un po' di un altro mondo. Vuole intervenire la Dea? Sì, io l'avevo punito, gli avevo fatto fare il cuscino per il mio regalo eletto B, e rinnovo l'invito anche per la prossima stagione. Però magari del nero l'Atalanta andrà bene, perché lui l'Atalanta va benissimo. Ma sicuramente andrà a fare bene, sicuramente, perché è una squadra che alla sua altezza, penso che insomma l'Atalanta è sempre stata una squadra di provincia molto Pirlo, ecco, Pietro, Pirlo, una tua opinione su Pirlo, perché poi chiudiamo e andiamo avanti. Allora, su Pirlo io dico che mi sta bene, cioè perché insomma ha 32 anni e penso che sia un giocatore certamente al massimo dello splendore, però insomma un giocatore che può mettere un po' di ordine a questa squadra che purtroppo di giocatori di una certa fantasia che dettano l'ultimo passaggio noi non l'abbiamo.
Vabbè. Va bene. Pietro, ti volevo dire una cosa. Dunque, questa trasmissione probabilmente diventa una trasmissione televisiva su Antenna 3. Ci vediamo la settimana prossima e ne parliamo. Intanto ti saluto e ti ringrazio per i tuoi interventi. Niente, grazie, ciao. Pietro. Buona ciao, serata. Ciao, ciao, speriamo di vederci figlio, presto. Mio figlio, non sei passato dal bar oggi? No, niente, no. Ti sento oggi. Ciao ragazzi, ciao, ciao, buona serata, ciao, ciao. Io piglio l'occasione per ringraziare Fabio Rapezzane, sì, direttore di Antenna 3, sì, Tele Lombardia, Top, 24, Top Calcio 24, che è stato gentilissimo un po' di volte, è intervenuto, ma soprattutto ha dato la possibilità ai colleghi di Tele Lombardia, di Antenna 3, di partecipare a questa trasmissione. Ringrazio Fontolan, ringrazio la Stefanova, Stefanova, Dallò. A proposito, lo salutiamo Dallò, perché salutiamo, insomma, è sempre stato lui al timone in questa trasmissione. In montagna. Ciao cane. No, ciao cane, avevi detto che eri buona, cioè. Con Dallò no. Con Dallò e poi no. Dobbiamo salutare Di Lernia che è in Spagna, Onofrio. È vero, a Siviglia. Ciao Onofrio. Ai, ai, ai. Cioè, ma... Oh mamma, la dea ha un debole per Onofrio. Ai, 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 ai. No, la vedo buona, la vedo troppo buona. Voi non la perché vedete l'ultima davanti, puntata, ma... perché l'ultima puntata. Sì, vabbè, con Onofrio però, wow, altro che l'ultima puntata. Non concederò di leccarmi i piedi, ma... Sì, qua lascio perdere. Ultima puntata, ma abbiamo un altro ospite. E chi è? Renato. È Renato, l'inutile Renato. Ma perché chiamate Renato? Ma perché chiamate Renato? Ma perché? Sono qua, sono presente. Ma cosa c'entra Renato con questa trasmissione? Non ho capito. Tu sei sempre presente, sei un pilastro della nostra trasmissione, perché Renato. Sono, un po' inutile più, però. Il più vero interista che c'è in giro. Il più vero. E gli altri migliori sono meno veri di te. Attenzione Renato, che oggi c'è la dea Eupalla che è scatenata, non la posso tenere. No, è bravissima oggi la dea Eupalla. Ma proprio è scatenata, ma sai che cattivissima c'è proprio. Però la dea Eupalla non ci ha ancora detto che squadra tiene. La dea Eupalla in quanto tale è super parte. Dunque, sai chi è arrivato? È arrivato Ravezzani dei piccoli. Non è Ravezzani dei piccoli, ma Ravezzani Junior. Ravezzani Junior. Ravezzani dei poveri. No! Con la maglia numero, con la maglia del Milan e con la Mira, Renato, dedicata a te. Renato, ti avevo detto di venire qua. Volevo venire ma non ce l'ho fatta. In extremis io sono arrivato almeno. Ma Renato, Giulio te la dedica comunque la maglia con lo scudetto numero 18. Esatto, sì. Ma lui è più chi è Renato? Interista, sì, assolutamente. Scusa, a tutti gli interisti la dedico. Ma Renato, ma oggi perché ti abbiamo chiamato? Perché? Oggi perché voglio parlare di tre momenti della storia recente dell'Inter. Dimmi se tre momenti, per favore. Mi sembri come l'avvocato Prisco che citi delle cose passate, visto che non puoi nel presente dire le cose belle. Quest'anno in effetti non abbiamo avuto grandissime soddisfazioni, però. L'abbiamo avuta ed è stata grandissima. E quale? Eravamo a Monaco, Bayern Monaco Inter. Vabbè. Ci sono soddisfazioni più grandi. Vabbè. Dai. C'è di meglio nella vita. Però un interista, lui è un interista vero e lui si racconta le 3-4 situazioni che a lui lo hanno fatto godere. Se questa è la migliore, non possiamo pensare quali siano gli altri due. Però quest'anno abbiamo fatto una cosa che non aveva mai fatto nessuno. Rispondi ora, Ravezzani. Non ho sentito bene, non ho capito. Vabbè. No, sto dicendo che nella storia della Champions League, ma l'aveva capito, e ci cade quello che te lo ripete. Vale niente, ma noi allora io lo ammetto, sono diventato uno spocchioso quest'anno da quando abbiamo vinto lo scudetto, nessuno mi può più dire niente. Però a vostra discolpa, visto che noi milanisti si sa siamo più anti-interisti che anti-juventini, voi interisti siete più anti-juventini che anti-milanisti. No, un vero interista tifa l'Inter e tutte le squadre che giocano contro il Milan. C'è chi sostiene il contrario. Ce li vogliamo far dire queste quattro situazioni o no? Sì, le altre, allora, a parte Bayern. Allora, quella lì ve l'ho detto, il Bayern Monaco Inter, poi ce n'è stata
Io, guardate, la Coppa del Mondo per me, ha ragione Mancini, è il torneo dell'amicizia. Per me vale poco e niente. Finalmente qualcuno che lo ammette. Lo dicevo anch'io ai tempi, hai ragionissimo. Non c'è niente, l'Inter Mazembe, ma non scherziamo neanche. Vabbè, comunque. Quindi? L'altra è una storia, diciamo, dell'anno scorso, perché chiaramente quest'anno ci abbiamo poco da festeggiare. L'anno scorso la squadra è arrivata a San Siro alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, eravamo là in 50.000, cose che i milanisti non hanno mai. Ho sentito mai? Non avete mai fatto essere 50.000 alle 6 del mattino? No, alle 6 del mattino, che anche la prima Coppa dei Campioni. Perché i milanisti dormono. Beh, no, ma anche perché noi abbiamo. C'è una certa costanza nel vincere per noi. Noi siamo abituati, abbiamo più occasioni. Erano 40 anni che non la vincevate la Coppa. La verità è che per gli interisti, once in a lifetime, cioè una volta per sempre. Invece per i milanisti, 30, 40 cambia poco. Erano 20 anni che non vincevate niente. Quindi questo è il secondo motivo. E poi questo motivo è una cosa che mi fa gioire ma anche arrabbiare, perché è il derby di andata dell'anno scorso, quando abbiamo vinto 4-0 in casa del Milan, perché lì dovevamo ucciderli, dovevamo fare 7-8 quasi due anni fa, i ricordi sono sempre più lontani. Era il derby di andata, non due anni fa, derby ho detto di che come l'avvocato Prisco. Arriviamo al 1908 e facciamo la è un anno e mezzo fa, è un anno e mezzo fa. Sono queste tre cose. Ah, sono queste? No! Ma dai! Dietro nel tempo, non voglio andare. Noi siamo contenti così, guarda. Posso dire anche un'altra cosa. Il derby che avete vinto 3-0, fino a quando c'è stato Kiwi in campo, stavamo giocando meglio voi di noi e stavamo per sorpassarvi. Poi hanno avuto. Infatti ero terrorizzato. Avete fatto tre gol e avete vinto il campionato grazie a quel. Vabbè, si sta accadendo. Dunque, Renato, io qui tu ormai sei diventato dei nostri, si scherza, eccetera. Io ti ringrazio perché tu sei stato veramente una colonna di questa trasmissione. Grazie, grazie a voi, so che mi avete preso in giro da parte. No, ma è una cosa simpatica. Però lo volevamo in studio noi. Oggi ti volevo in studio. E speriamo che diventa una trasmissione televisiva e tu sei in prima in pole position. Perché tu sei il più interista. Ragazzi, allora a presto in televisione e all'anno prossimo per la nuova trasmissione. Mi raccomando, ti vogliamo Renato. Grazie. Perché sei inutile, ma ti amiamo per questo. Ti taglio la treccia e ti scudiscio con quella. Ecco. Ciao Renato, buonasera. Però Renato, devo dire che nasce per scherzo e poi diventa un personaggio. A noi spiace Renato. C'ho questo suo interismo proprio interiore. È l'unico in Italia comunque. Io continuo a ringraziare, per esempio ringraziamo Buba, ringraziamo Sala. Ringraziamo Maria Teresa Ruta che per 3-4 puntate pure è intervenuta da buona juventina, portò bene alla Juve, perché la Juve stranamente ha vinto 3 partite consecutive quando avremmo dovuto chiamarla più spesso, poi invece la Ruta resta nei nostri cuori. E ripeto, se questa trasmissione dovesse diventare, dico sempre un se perché dipende da alcuni fattori, cioè, la Ruta sarà una dei nostri. Sì. Quindi, poi c'è da ringraziare la Scuratti, la Alessia Scuratti. Vabbè, adesso mi commuovo. No, non ti deve commuovere, cioè Alessia. Mi si imporporano le guance. Ma non è vero, tu sei una brava e speriamo. Comunque, questa trasmissione rifatta radiofonicamente, tu sei dei nostri. Cioè, ma veramente. Anche se nasce televisivamente, cioè, tu sei dei nostri. Cioè, quindi. Poi chi sei dei nostri, Alessia. Sei dei nostri. Arrenditi. Sei dei nostri. Sei condannata. Vabbè. È la peggior tortura, vero? Cioè, davvero. Scherziamo, Pompiglio. È una goduria, veramente. Cioè, quindi, voglio dire, ma ora abbiamo da ringraziare una. Una, due, tre, quattro. Una vai. Serie di... Sulle mani, Pompiglio, vai. Abbiamo un grande dirigente, tra l'altro prima abbiamo anche parlato di Atalanta, e quindi chi meglio di Luciano Passirani? Oh, buonasera! Grande piacere, direi grande, troppo poco, immenso piacere. No, io ti ringrazio Luciano, ma cioè, vedi che quando parlavamo di Don Luigino che sarebbe andato all'Atalanta ci fa veramente...
Sì, ma sai quanto tempo è che io so questa storia? Ma ti ricordi che la dicevamo in televisione? Io... Sì, però sai, il problema è questo, che gli altri poi beneficiano da quello che dici tu ed io sulle... Poi gli altri dicono, io l'avevo detto, no, non hai detto niente, l'ha detto mio amico Pompi e Luciano Passinani. Non hai detto niente, cosa hai detto? Vabbè, comunque, li punirà la dea. Ma no. Non è un problema, comunque niente, ne ritorno a Bergamo. Grande Luciano, sempre informato, Passerani è sempre informato. Luciano Passerani. È veramente una persona degna ed è nel cuore dell'altro Luciano, perché l'altro Luciano tutte le volte che lo incontro mi dice Passerani, io dico Passerani è là, sì, è numero uno. Sì, ma tra l'altro devi sapere una cosa, io ho fatto il corso con il Luciano, il primo Luciano, per lui è il primo Luciano, è l'unico al mondo che capisce di calcio, diciamole queste cose, sicuramente è il numero uno che capisce di calcio e tutti hanno imparato, poi come sempre quando c'è poi da girare le spalle a tutti fa comodo girarle, ma questo è quello che effettivamente nel mondo del calcio italiano era la persona che capiva più di calcio, d'altronde aveva vinto i questo mondiali, lo riconoscono anche chiunque, i più antimoggi, abbiamo vinto i mondiali per merito suo, attenzione, abbiamo vinto i mondiali. Le convocazioni, appunto, le convocazioni Lippi li ha fatte su segnalazione, gli aveva il foglio, lì aveva le 22. Attenzione, è uscita, aspettate, perché gli interisti sostenevano questa tesi, no, e tutti dicevano no, assolutamente no. Ora Pompiglio mi sta confermando, gli interisti sono per favore, perché gli interisti tifosi, ma gli interisti ad alto livello sono permalosi e intervengono. Non mi vergogno a dirlo, sono in punizione per aver detto a voce alta un mio pensiero che non riguardava il compianto Facchetti, che tra l'altro era amico mio, ma così, eppure sono in punizione a te lo parli. Vabbè, comunque. Davvero, io non lo so. Sai, Facchetti è stato vicepresidente con me all'Atalanta, quindi lo conosco bene. Chi non conosce Luciano Passinani, tu li conosci tutti, sei veramente un pilastro della dirigenza del calcio italiano. Così mi è stato detto che a un certo momento c'era un foglio quadretti, lui ha scritto chiaramente quelli che dovevano convocare i mondiali e hanno convocato i mondiali, con questi vinci i mondiali, infatti hanno vinto. Allora, se è stato merito suo, io vi dico, mi ha fatto vivere uno dei momenti più belli della mia vita, perché ero a Torino e c'è stata un'esplosione di gioia che tutti gli italiani ricordano, è stata una cosa bellissima. Perché non ho mai visto, guarda, così tanta contentezza, così tanto splendore come chiaramente quando abbiamo vinto i mondiali. Sì, è stato un momento bello per tutto il calcio italiano, con quello che sta succedendo poi veramente... È un'altra nazione forte, una nazione, e qui mi perdonano i politici, ma una nazione politicamente forte avrebbe steso una grazia a tutti, come accadde nel 90, nell'82, quando l'Italia, dopo che ha vinto il mondiale, sono stati graziati tutti, Gaucci e compagni. E qui invece si stanno urtando volutamente contro Giraudo, hai perfettamente ragione, tu sai che condivido quasi tutto di quello che tu dici, sai che comunque la Juventus ha fatto un grande acquisto, perché Pirlo, che ha 32 anni, è ancora un grandissimo giocatore. Io ho sempre pensato che Pirlo fosse un giocatore di classe, quindi la classe non è che col tempo svanisce. Io dico che sono chiaramente partiti bene, per questo rinnovamento, secondo me è un rinnovamento importante. E poi sei Conti alla fine. È bravino, secondo me Conti è bravino. No, ma vedi, c'è un problema importante, perché i calciatori ti devono amare. E Conte chiaramente è amato dai calciatori e dal popolo juventino, e già parte bene, perché tu, se sei amato, la gente ti dà qualcosa in più, se no chiaramente ti tira dalle gambe, hai capito? Sicuramente. Poi Conte ama anche la Juventus, l'amore è reciproco ed è importante anche questo. Meraviglioso.
Ma poi è una persona splendida, io ho avuto modo di conoscerla anni fa, però Conte. In un ristorante. Se tu vivi a Torino, anzi saluto tua mamma. Che io oggi ci vado, tra Come sempre. Mi vuole cercare sull'autostrada. No, gli ho chiesto l'amicizia a tua mamma su Facebook e mi dice, e dice, Pompilio, punto di domanda, Cesare, punto di domanda, dice, sei amico dei miei figli. E allora dice, ciao, allora io gli ho detto, spero tu non mi abbia male, sei la moglie di Fabio, ti saluto. Ex moglie. Per me, vabbè, diciamo le cose come stanno. Io sono cattolico. Cioè, a Fabio gli ha dato. Di base anch'io, però. A Fabio gli ha dato due figli, gli ha dato. Ma comunque, dille di me. Scusaci, passi Rani, se stiamo. Dille di non avercela male. Non ci sono problemi. Va bene, ciao Luciano, ti salutiamo. Ringrazio per l'aperitivo. Per il tuo intervento, Luciano. Grazie a voi. Ti ringrazio. Ciao, buona serata, Luciano. Grazie. Dopo questa parentesi di Beautiful, un po' Dynasty, un po'. No, cioè. Io continuo mentre il nostro DJ prova. Continuiamo con ringraziamenti. Luciano Moggi. Dovremmo avere Luciano Moggi ora in diretta. Esatto. Da un Luciano all'altro. Da un Luciano all'altro. Cioè, io devo ringraziare ancora Nicola Penta che è intervenuto più volte nella nostra trasmissione ed è stato quello che ha trovato tutte le telefonate che erano state nascoste in un primo tempo nel processo sportivo. Grande lavoro investigativo. Devo ringraziare l'avvocato Prioreschi è intervenuto un paio di volte pure lui e chiarendo come stanno le cose a Calciopoli. Devo ringraziare l'avvocato Melantri che è stato pure nostro ospite spiegando la causa della GEA come prego. Se posso fermarti, voi non lo potete vedere, ma ho una lista di persone da ringraziare, Pompilio, che è inquietante. No, no, perché tu 40, l'abbiamo detto all'inizio. E so che lo fa col cuore, no, però no, perché ragazzi, cioè, questa trasmissione nasce sulla strada, noi non prendiamo telefonate, non prendiamo email, cioè la facciamo per il gusto di divertirci e per farla. E io sono convinto, io mi auguro che i tifosi dell'Inter che ce l'hanno con me, non so il perché, non so il motivo, io sono tifoso della Juventus, io non sono filo Inter, filo Milan, io sono prima tifoso della Juventus. Però io una mezza idea ce l'ho. E cioè qual è questa mezza idea? Se chi ha seguito le varie trasmissioni di Tele Lombardia, tu diciamo che è un punto di vista un po' distante da quello dell'interista, ma molto distante. Del resto, quale tifoso, cioè, non ha dei, a parte che per la sua squadra non ha dei punti di vista diversi da quella dell'altra. Infatti, come Ruyu, anche se ha guadagnato l'odio, cioè, di tre quarti degli interisti. Cioè, ma ragazzi, ma è logico, cioè, è l'Inter che vince 4 scudetti, l'Inter che gli danno uno scudetto che voglio vedere fino a quanto, e la Federcalcio gli dà uno scudetto vinto sul campo dalla Juventus. Ma è possibile che non devo poter esercitare? Su quello siamo d'accordissimo. Allora, però diciamo che l'Inter di questi ultimi anni, e da milanista lo dico, ha fatto storia anche se con gli amici lo nego, spero che non mi stiano ascoltando. Diciamo che sempre se è stato Renato di Giulio Ravezzani, Renato, in questo Renato. Momento adesso gli daremo una botta in testa così forse esce Renato volentieri. Io la devo parlare. Un altro che ha fatto storia è De Santis, l'arbitro De Santis, che è intervenuto venerdì scorso. Ringraziamo con il cuore l'avvocato Paco D'Onofrio che è intervenuto nella nostra trasmissione con estrema dignità e quindi con estrema dignità. E forse ci abbiamo Moggi in linea. Forse. Grande attesa. Adesso non possiamo mettere musica in sottofondo che crei la suspense, però immaginate in questo momento. No, pare di no. No, è caduta la linea. O è caduta la linea oppure ha buttato il cellulare. Sto scherzando, per favore, stasera, per favore. Dunque, io continuo nei miei ringraziamenti. Dodo Lonchi, per esempio. Dodone. Ci ha fatto vivere i momenti migliori di queste trasmissioni. Telecronache fantastiche, ce lo ricorderemo per sempre. Non esageriamo. Adesso, il futurismo della telecronaca. Allora, io direi che io sono buona. Tu hai detto che saresti stata buona oggi. Sì, buona, cioè coerente non con quello che hai detto. Non riesco fino in fondo, è vero.
Ecco appunto, perché la cattiveria di base. Non posso snaturarvi così. Vabbè, nemmeno Natale la Deo Palla. Secondo me pesterebbe pure poi Babbo c'era Natale. Fabio Manfredi. Mio Fabietto. Che è intervenuto un paio di volte a parlarci di Calciopoli con una nave. Calciopoli. Con una. Facendo. Diciamo bella, come direbbe lui. Esatto. Ah, perché lui dice sempre bella. Sì, no, poi pensa che abbiamo avuto Alfio Musmar pure, il filosofo dell'Inter. Persino uno come Musmar ha accettato di intervenire nella trasmissione di Pompiglio, perché ci sono anche degli interisti che, appunto, essendo tifosi dell'Inter, riescono a vedere in Pompiglio che il fatto di essere tifoso della Juventus deve essere una cosa da apprezzare. Ma perché, diciamolo, chi conosce Pompiglio non può non apprezzarlo. Cioè, è un bravo uomo. Voi interisti, che ogni tanto vedo veramente dei commenti allucinanti su Facebook, su queste cose qua. Però, obiettivamente, se voi lo conosceste, se poteste avere la possibilità di stringergli la mano... Buono. È troppo buono, tanto che la Deo Palla non lo vuole neanche. Tutta la bontà che non è stata data alla Deo Palla, ne ha dato Pompiglio. A Pompiglio, questo. Ma voi ci pensate che Longoni è intervenuto da noi? Longoni. Andrea Longoni, che oggi ora lo richiamiamo. Mi viene la pelle d'occa al solo pensiero. Oggi non risponde. Hai suonato il telefono. Ebbene sì, c'è questo dialogo. Poi c'è da ringraziare Ravezzani Junior, ecco qua. Ravezzani dei piccoli. Ravezzani Junior non era previsto, e invece Ravezzani Junior non solo è bravo. Buon sangue non mente. La prossima trasmissione radio DNA. Cioè, avremo i Ravezzani Junior ancora. Grazie ancora. E sarà sempre un onore. Ormai l'abbiamo omologato. Questi momenti di silenzio sono perché c'è una possibilità che ci sia Longoni. C'è una delusione, Andrea. Avessi detto. Andrea, ci sei? No, allora. Dovevi vedere la faccia di Pompiglio. Cesare, che ti aspettavamo oggi. Esatto, convinto che fosse oggi. Come ha detto Andrea Longoni dalla regia, Cesare si è intristito. Un po' come un bambino che ha appena scoperto che Babbo Natale non esiste. No. Cesare, mi dispiace. No. Però noi a dire la verità, Cesare stava tessendo i tuoi elogi e ti stava ringraziando per essere sempre stato dei nostri, Andrea. Ah, bene, bene. Stavo scherzando. Questi ringraziamenti, vedi, che non è che sono ringraziamenti che nascono per scherzo. Questi ringraziamenti, siccome questa trasmissione diventerà un CD. Un CD. Allora, che io poi ti ringrazio e che io poi ti regalerò a tutti e 40 i partecipanti. Cioè, allora vi potete, 40 CD. 40 CD. Vi potete risentire tutte le trasmissioni che avete partecipato. Carina. E quindi allora, se io sto ringraziando, cioè, perché nel CD resteranno i vostri nomi e i miei ringraziamenti. Però facciamo anche una canzone a questo punto. E no, io non so cantare. Non ho voce. Cesare, mettiamo una canzoncina per la prossima edizione? Ma la dovremmo scrivere per la prossima. Canta edizione. Longoni, facciamo così. Ma perché Longoni canta? Longoni canta. Ma ragazzi, tutto fare qui. Longoni che Pirlo è andato alla Juventus, cosa dice di Longoni? Ma guarda, Cesare, non mi fa il caldo di freddo, anzi. Addirittura. No, Longoni, non dire così. No. Andrea, no, ragazzi, al Milan non è bello. Quello che doveva fare, sono convinto che la Juventus farà bene perché avrà nuovi stimoli, dove motivazioni. Tra l'altro, sapete che Leonardo ha provato a portarlo all'Inter? Leonardo? Mi risulta che nelle scorse settimane Leonardo abbia alzato la cornetta, abbia chiamato Pirlo e gli abbia detto: dai, vieni all'Inter. Lui però ha rifiutato perché altrimenti Gattuso iniziava a cantare anche su di lui con la scherzo, basta. Si è lasciato male, come sapete, dall'Inter una decina di anni fa. Però ci ha provato anche con Gattuso, ragazzi. Grazie della con Pirlo, che Gattuso. Gattuso se prova a vestire quella maglia, non voglio immaginare cosa succede. Sarebbe davvero il fine mondo. Comunque ci vi racconto questo aneddoto, appunto. E poi sono un po' triste perché finisce la trasmissione, ragazzi. Il venerdì era un appuntamento cui tenevo molto. Ti divertivi, di la verità. Oggi ti ho strapregato di venire qui in studio. Ma Longoni è un uomo impegnato. Longoni è un uomo impegnato. Potevi assaggiare i miei tacchi dal vivo. Mamma mia, farmici pensare. Però voglio dirvi una cosa, non voglio ruffianare. Siete stati davvero grandissimi, una bellissima squadra. Voglio fare complimenti sinceri a Cesare,
perché con la sua esperienza ha cresciuto lo studio dei ragazzi che sono diventati molto molto bravi. Sono parole sincere. Va bene, ti ringraziamo a nome di Cesare. Grazie. Che in realtà non ti ha sentito, no, però. Che si era tolto le cuffie cercando di trovare un modo per contattare Moji. Ringraziate, mentre tu lo ringraziavi, Cesare si era un attimo tolto le cuffie. No, per però ti ha ringraziato, ha detto una cosa bellissima. No, 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 vero, eravamo arrivati allo... fosse commosso, sì. Eh no, invece no. Io come dice, una volta dicevo il patè d'animo, ora si dice il patema d'animo, cioè il patè, cioè il patè. Editor, c'è il patema d'animo perché ancora mancano 20 minuti alla fine della trasmissione e ogni minuto che passa secondo me è un minuto che non si può più recuperare perché la trasmissione, ripeto, nata in mezzo alla strada, cioè, nata così per scherzo, nata per, cioè, 40 persone che hanno preso parte a questa trasmissione, cioè, io oggi non credevo man mano che facevo l'elenco. Vabbè, è un motivo d'orgoglio. Vabbè, è un arrivederci. Sì, esatto, sicuramente, bravo. Sicuramente. Ti salutiamo tanto, Andrea. Buona serata. Non andare troppo in discoteca. Grazie. Ciao. Dunque, io continuo ancora. Tu continua con i ringraziamenti, che così arriviamo alla fine 40. No, per esempio, c'è Lapo, il nostro direttore. Il nostro, sì. Lapo De Carlo. Lapo De Carlo, il nostro direttore di Milan Inter, che mi ha dato questa possibilità di fare questa trasmissione perché fece un sondaggio. Gli ha detto: ma voi volete che Pompilio possa fare una trasmissione radio Milan Inter? 100% di tifosi dell'Inter hanno detto no. E Lapo me l'ha fatto fare. Ovviamente, sì. Siccome tutti hanno detto di no, Lapo gliela fatto non fare. La sapevo questa storia, ma è fantastica. Sì, 100% di no. 100% di no, perché me i tifosi dell'Inter... Esatto. Vabbè, perché l'ha fatta la domanda? Non lo so, sono affari suoi. Ha fatto un sondaggio generico. E vabbè... quindi... E poi abbiamo Faranta... Sala. Ecco. Abbiamo, però, in collegamento telefonico... Mister Antonio Sala, buonasera! Buonasera! Caro Antonio! Ciao! Buonasera Antonio! Allora, Conte sulla panchina della Juventus, che ormai è una cosa data per certa anche dal presidente del Siena Mezza Roma, che oggi ha fatto questa rivelazione in Lega Calcio, scusate. Come lo vede lei, che è un grande mister? Ma io... Sicuramente Conte ha la juventinità nel suo DNA, per cui a parte con un vantaggio rispetto a tutti gli altri, è stato un giocatore della Juventus, un giocatore vincente della Juventus, un allenatore che ha già vinto due campionati di Serie B, che però ha pochissima esperienza in Serie A. Però questo percorso l'hanno già fatto altri allenatori che sono andati alla Juventus e poi hanno vinto. Se sarà protetto dalla società, se sarà messo al riparo, soprattutto nei momenti difficili che ci saranno, sicuramente potrà far bene perché è un allenatore. E invece Pirlo, che Pirlo avrà il ruolo di centrocampista, che ha nella Juventus ovviamente, quanto ci ha perso il Milan e quanto ci ha guadagnato la Juventus? Ci ha guadagnato sicuramente la Juventus, perché la Juventus aveva bisogno di fare un salto, dove inserire nel suo organico giocatori veramente di talento. Pirlo è un giocatore di talento, l'anno scorso hanno preso una cozzaglia di giocatori, quest'anno alla fine adesso ne hanno preso uno di valore, uno che gli alza il tasso tecnico. Anche se durerà poco, secondo me, perché comunque Pirlo non è uno... Però devo dire una cosa, signori, io su Pirlo io ho una mia idea. Pirlo è uno che ha fatto 400 partite nel mese. Vabbè, ok, sì. Per l'amor di Dio. Però non c'è dubbio che è un uomo di classe e Pirlo, se gli mettono due disgraziati che corrono, due somaroni che corrono, vero. Pirlo sta lì tranquillo. Questa metafora mi piace. La Juventus quest'anno era una squadra lineare, una squadra senza... Nel momento in cui la partita andava male, non c'era nessun giocatore ma in campo. Non c'era centrocampo, Antonio. C'era un cervello. Esatto, poteva cambiare la non partita. C'era un Pirlo centrocampo. È un giocatore che inventa. Tu pensa che io in aereo mi sono trovato con due giocatori della Juventus in compagnia di altri amici, dice noi in casa non sappiamo difenderci, certo. E non sappiamo cosa fare perché, certo, mentre fuori casa siamo tutti in difesa, ci scappa il contropiede e possiamo vincere, esatto. Mentre in casa dobbiamo fare il gioco, non lo sappiamo fare, non te lo puoi permettere di stare chiuso in casa quindi. Se sei la Juve. Cioè Pirlo è un giocatore determinato, un giocatore che pensa a calcio, è un giocatore che pensa a calcio, per cui sicuramente nella Juventus un giocatore di questo tipo qua, di questo calibro qua, di queste caratteristiche qua gli mancava, giustamente come dice Pompilio, se gli mettono vicino due giocatori che in fase di interdizione sono due giocatori tosti, sicuramente la Juventus fa un bel salto di qualità.
Posso dire soltanto una cosa velocissima che volevo chiedere a Sala, se la pensa come me. Secondo me la Juve dovrebbe smetterla di cambiare allenatore in continuazione. Nel senso, io ormai con Del Neri è andata così, poi ha detto una serie di cose troppo fuori luogo, secondo me. Ma con Conte io direi, anche se fa una stagione non buona, sono d'accordo, ma proviamo a tenerla ancora, perché sono la d'accordo. Rovina, io mi ricordo anche l'Inter quando cambiava in continuazione allenatore era la sua rovina, sì, però, a tenere Mancini però tu non hai visto Juve Chievo, ragazzi, oppure Juve Juve Parma. Del Neri ha parlato troppo per me quest'anno. Però Conte, che soprattutto è uno giovane, secondo me potrà fare bene perché è juventino dentro, bisogna dargli almeno 2 anni, devono dargli il primo anno per migliorare quello fatto da Del Neri. Speriamo che non radiano Luciano e la proprietà, alla Exor, entra nell'ordine di idee di richiamare Moggi, certo, perché la pancia Moggi dei tifosi rivogliono Moggi alla Juventus. Richiamare Moggi vorrebbe dire fare un salto di qualità, perché Moggi con quello che ha speso quest'anno la Juve avrebbe fatto sicuramente sicuro, questo è certo. Va bene, ringraziamo Antonio Sala, lo lasciamo, buona serata. Grazie per essere intervenuto nella nostra trasmissione di queste puntate. Io ringrazio Faranda, il mitico Federico Faranda. Jack Federico Faranda. Jack Fragranza anche si chiama. Ma poi c'è, ragazzi, amico di Giulio. Nessuno si sta ricordando degli interventi di Xavier Iacobelli, il quale è stato bravissimo, e assieme a Fabio Ravezzani hanno dato all'inizio a questa trasmissione, gli hanno dato autorevolezza, cioè quell'autorevolezza che questa trasmissione all'inizio non poteva avere, però gli interventi di Ravezzani, gli interventi di Iacobelli hanno dato autorevolezza. Poi ringrazio Fabrizio Biasin, il quale è stato il primo a parlare sul Libero di questa trasmissione, cioè non aveva parlato nessuno, e quindi mica niente. Piace il silenzio sulle trasmissioni scomode. Fabrizio, e quindi il Salvatore Cozzolino, che è uno juventino vero, il 29 lì di Juventino vero. Poi Claudio Garione, Claudio Garione, che interista, che oggi mi aveva preparato la domanda per Luciano Moggi, però Luciano non si fa negare, perché io non sono andato a Roma, se la sarà presa, ma cioè io purtroppo... Si è offeso Moggi? Sono tutti offesi con te ultimamente. Ma no, ma ti spiego... Cosa stai combinando? Ma io sono stato operato 20 volte al cuore, quindi... Ma io non voglio essere compiato. Per l'amore di Dio, però questi cambi di temperatura certe mattine non mi fanno alzare. Io mercoledì sera gli ho detto che giovedì mattina sarei andato a Roma, però giovedì mattina che abbia capito la cosa. Confermo. Quindi eri con lui, scusaci. No, noi ci sentiamo tutte le mattine al telefono. Ma Ravezzani Gossip, cioè la sua presenza è quella. Ravezza 2000. Parliamo da un interista, no? Ma come si fa a non ringraziare Policastro? Marco Policastro. Ma come si fa? Ciao a tutti, aspettate un attimo che esco, perché c'è un casino qua dentro. Perché è un grande locale. Uno dei locali più belli di tutta Milano, diciamo. Facciamo pubblicità, dove? Che se ne frega, Cuba Lungo. No, facciamola. Cuba Lungo, che via è? Cioè, il federale Zani mi chiede i tuoi soldi per la pubblicità. No, ma va. Gli sta con le orecchie se ti chiedi. Non dirlo pubblicamente, che poi ti minaccia. Ma io non sento la voce di che Io voglio un super mojito. Da allora non c'è, ci sono io che ho in montagna. Da allora in montagna che ha fatto il carico e scarico. A farsi le terme. Sì. No, non più a farsi le terme, in montagna e basta. Le terme se le fatte la settimana scorsa. Da allora si deve tenere in forma. La voce di chi lo sostituisce, preferisco la voce di chi lo sostituisce. Ci mancherebbe altro. No, non vorrei dire.
Cesare, io sono deluso però. Ma no, 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 e il suo presidente si deve decidere. Dunque, Sanchez lo vuole prendere o non lo vuole prendere? Il presidente vuole tutto. Ok, ho capito, Guardiola lo vuole prendere o non lo vuole prendere? Non può fare. Non può fare che gli dice a questa cifra, ma sa, ci penso, ci devo pensare. Ma non ho capito. Mi sa che ti resta sul gobbo Leonardo. Mi sta iniziando perché ho avuto la fortuna di avere la figlia di Moratti qua mercoledì Gabriele Salvatore un cortometraggio. Ti sei inginocchiato e l'hai supplicata. E purtroppo mi ha confermato che c'è ancora Leonardo. Ottimo. Grande tristezza. E si è messa a piangere, immagino, no? Battevi i pugni per terra, urlavi. Mi sa che per consolarsi avrà visto l'amichevole del Real Madrid con Mourinho, conoscendo Policastro, perché... No, beh, guardare un po' Mourinho, bei ricordi, bei tempi andati. Senti, andiamo al dunque, ma mercoledì sera sta Coppa Italia, se Felgeri sta Coppa Italia, che succede? Nel tuo locale fai festa? Ma dovrei essere a Roma, ti dico, se tutto... Ah, vai a Roma! Perché anche Policastro è un tifoso vero, bisogna andare a Roma a sostenere la squadra. Chiaro, vado a fare, poi Roma è sempre bello da vedere, perché... No, non è che è sempre bello da vedere, diciamo la verità, tu hai il terrore, di perdere questa finale... E di sentirti dire dai vari Ruiu, purtroppo io non avrò più la possibilità. Zero titoli. Avrà il terrore di essere frustrato dalla dea piuttosto. A prescindere, non saranno zero titoli lo stesso. Incatenato. Ti sta frustando la dea, tu sei proprio impassibile, hai l'abitudine. Ragazzi, quindi lo zero titolo purtroppo appartiene ad altre società, a noi no. Toccherà di nuovo a voi. Va buono, va buono. Ma come la vedi questo Antonio Conte qua? Che non mi ha ancora detto niente. Dignitoso, sei, gli do 6. Però hanno preso Pirlo, attenzione. Sai che Pirlo non lo aggrada tanto, lo sai. No, però ti voglio dire, Pirlo è uno che adesso corre poco perché ha 400.000 km sulle gambe. Però è uno che ragiona di calcio, c'è cosa che mancava alla Juventus praticamente. Ancora il gap tra noi, tra Juve e Inter, cioè tra Juve. Non è che è lei quello che ragiona nella Juve. No. Momento di tristezza. No, faccia schifata quasi, direi. Proprio il rifiuto. Tu devi sapere che te ne dico un'altra, che da dove va via Del Nero l'anno dopo la Juve è la squadra che ha lasciato va in Serie B, così. Quindi è stato tu dovresti godere. È stato per il Chievo, così è stato per l'Atalanta, quindi prossima la Juventus, non c'è due senza tre. Vabbè, speriamo che faccia i punti per appunto. Speriamo di no, dai, che ci mancherebbe. Ancora, va bene, ti salutiamo Marco. Ciao Marco, vai un bel lupo. Ciao, buona serata. Grandioso Marco Policastro. Un altro che è un interista vero, un po' come Renato. E poi c'è Daniele Porro. Abbiamo avuto Daniele Porro. Danielino Garioni, che oggi aveva preparato una bella domanda per Moggi. Poi Lino Muncari è un altro tifoso nostro che ci segue, e poi Ruiu, ragazzi, come si fa a non ringraziare Ruiu? Ruiu che ha aperto la porta di Radio Milan Inter quando qui io non potevo neanche passare in strada. Milan Inter, quindi non potevo passare in strada, ma adesso... Per l'ultima telecronaca della stagione abbiamo qui con noi il mitico Dado Longhi. Ciao! L'ultima telecronaca. Quale gli facciamo fare? Di quest'ultima telecronaca. L'ultima radiocronaca. Ci mancherai tantissimo. Anche voi mi mancherete. No, ovvio. Sei dei nostri. Sto ringraziando tutti quelli che resterete dei nostri. A me non mancherà per niente. Non si può avere il massimo. Un personaggio fantastico, Dodo Longhi. Sono Giulio Ravezzani. Noi non ci siamo conosciuti ancora. No, ci siamo conosciuti via radio. Però l'altro giorno allo stadio, non so esattamente quando. Comunque c'era un mio amico che ti ha incontrato.
e ti ha chiesto un risultato di una partita dell'Inter, non so, tipo Inter-Roma del 1944. È una memoria impressionante. È Dodo Longhi. C'era un dubbio sul secondo gol, ma dice che avevi ragione tu alla fine. Come? Ovviamente. C'ero pure io. Il mio amico era convinto di ricordarsi la memoria. Ovviamente. Avete usato mettere in dubbio la memoria di quest'uomo? No, ma c'ero pure io a quella partita. Ed è stato lì quando ho conosciuto Dodo Longhi. Era con suo padre. Pensate che io quella partita facevo il servizio civile alla Croce Rossa ed ero a vederla come Croce Rossino. Quindi che carino. Mi sa che era un'altra partita allora la tua. Quella in cui ci siamo conosciuti, qual è stata? Dove? No, quella era Inter Napoli dell'86-87, poco prima. Cioè, finita? Finita qua? 0 gol di Bergomi all'85esimo, ma nell'anno del primo scudetto di Napoli. Vabbè. Cioè, io non vorrei dire. Ci inchiniamo. Radiofonicamente ci inchiniamo con tanta memoria. Non mi inchino. Vabbè, la Dea è un caso patologico, ormai però posso solo accettare gente che si inchina al mio cospetto. Tutti si inchinano, no? Lì. Vabbè, ovviamente. Meno male che doveva essere buona. Comunque, comunque oggi la Dea però è stata buona. Cioè, dobbiamo dire. Esatto, non ho combinato punizioni per nessuno. Diciamole queste per cose. Per Dodo neanche, quindi? No, neanche per lui. Par condicio. Buonismo che impera oggi. Sì, punizioni bruttissime. Dodo. Ma poi come si fa? Oggi la Dea è una Dea veramente. Cioè, ma diciamolo. Di fronte alla Dea, tanto di cappello. Va okay. Bene, Dodo, ti salutiamo. Grazie, Dodo, grazie. Ecco, ringraziamo Teo. Infallibile. Teo Caronni. Matteo Caronni, mio ciccino, gli voglio tanto bene. Poi l'ho visto prima Top Calcio, è grandissimo Matteo Caronni. Vabbè, perché ovviamente Giulia ragazzi Stefano Donati. Ah, ragazzi, bravo. E poi abbiamo Matteo Barbetti, che è l'assistente a questo tipo di trasmissione, che è quello che al sabato mattino ce la fa ascoltare su www.iosonopompidio.it. Hai qualche sondaggio questa settimana, Cesare? No, niente sondaggio. Questa settimana niente sondaggio, ormai è finito. Ma tu dovresti lanciare ma poi soprattutto io devo ringraziare oggi Marco Galli di Radio 105. Grandissimo Marco Galli. Dopo la seconda puntata in diretta una mattina ha detto che Cesare Pompilio con un gruppo di amici stanno facendo lo zoo di 105 che parla di calcio. Io lo ringrazio perché Marco Galli è una persona per bene, un amico, ma indipendentemente che mi abbia citato, cioè è veramente un amico che va ringraziato perché è una persona per bene, poi è uno che fa radio da tanto tempo. Come cos'altro? A chi devo? Chi posso ancora? Quante persone non mi dimentico? Buba, il Tebicci, la gelateria qui della stazione centrale. Come scordarsi la New Europa che è un'agenzia per butta fuori e butta dentro. Sì. Cioè, ti prendono con forza dalla strada, ti sbattono. Modo in cui le persone come me hanno la modalità di entrare, solo ci pigliano per strada e ci buttano dentro, se non ci lasciano invece entrare. La Deu palla butta calci No, io volevo dire che stasera con Cesare saremo al The Beach. Io, Cesare firma autografi perché Cesare ha una celebrità. Io non firmo. Voi non siete mai andati in auto con Cesare Pompilio? Io ci ho provato, ragazzi. Cioè, gente che. È un continuo. È una cosa allucinante. Ti riconoscono tutti, gente che ti vuole fermare. E le foto, la tortura delle foto. Anche. Io vi ringrazio, ragazzi, io non merito tutta questa attenzione, però come vedete ancora non ho ringraziato una persona.
che è qui al mio fianco, che la dea Euparla, è una mia creatura, una mia creatura, cioè, era così conosciuta su internet, ma così per scherzo. Vabbè, ma non svegliamo queste nostre cose. Cioè, momento Marcord. Io volevo dare una rappresentazione figurata a Gianni Brera, a una invenzione di Gianni Brera, la dea Euparla, che l'ha inventato nel 1962-63, quando lui dice... Io sono più giovane, però. Quando Gianni Brera dice il calcio ha tutto, il calcio è una religione, e così lo interpreta Fabio Rapezzani, e quindi i successi di Tele Lombardia, Antenna 3, Top 24, è perché Fabio interpreta il calcio come una religione, gli italiani lo vogliono come una religione. Gianni Brera cosa disse? Gianni Brera disse: come ogni religione deve avere un dio, una dea, e allora inventò questa dea Euparla, che appunto dea Eu, che vuol dire buona palla. Questa dea Euparla mi è rimasta, che molto buona non è, poi mi è rimasta impressa, e allora la dea Euparla, che non svelo il nome e il cognome perché non lo so neppure io ancora, questa è la cosa bella della dea Euparla, una luna di mistero, esatto, cioè lei è una divinità, la divinità non è mica per tutti, bisogna conoscerla, spero di averla prossimamente ancora nella trasmissione che faremo televisiva, spero di averla ancora nella trasmissione radiofonica che faremo a partire dal 26 fine agosto, cioè quando ricomincia il campionato, e saremo presenti. Ricominceremo anche noi, sempre presenti, sempre per commentare, più scapestrati. La dea Euparla sarà cattivissima, perché sarà riposata durante le vacanze. Ha ricaricato le batterie, c'è una cattiveria che darà punizione a chiunque. A prima giornata di campionato, se non vincono tutti 8-0, qua darà punizione. Devo dire, Nana, un grazie, ripeto, all'alta scoperta che scoperta non è, che è la Alessia Scurat, la ragazzina che se esistesse magari ragazzina no se giovinotta, se esistesse la meritocrazia, la Alessia Scurat lavorerebbe ad occhi chiusi in una televisione o in una radio, se esistesse la meritocrazia, solo che è inutile che facciamo gli strafighi oppure le supercazzole a destra, a sinistra. Sappiate una cosa, che il giornalista deve avere necessariamente la segnalazione, chiamiamola così, e quindi, ma io giuro, per quello che posso, dice, secondo me non è proprio così, vista da una certa posizione, vista chi ti parla, figlio di contadino povero venuto dal sud, onestamente non è più tempo come prima, la meritocrazia regnava veramente, io desidero sottolineare la meritocrazia, se esistesse, e spero che ci sia un direttore che sappia valutare questo discorso, la Alessia Scurat deve trovare un rifugio che sicuramente gli daremo a fine agosto in una radio, in questa radio, comunque in una trasmissione, e vediamo se gli possiamo dare un altro rifugio ancora in una trasmissione televisiva. Cosa avete dimostrato di essere bravissimo. Cosa vi devo dire? Grazie a tutti, io non sono degno di potervi dire questo grazie. Beh, non sono degno, non è vero, perché io volevo ringraziare il nostro Cesare, l'ideatore di questa trasmissione, con tutto il cuore, e dirgli una cosa che lui a me dice sempre, e dico che anche lui per me è immenso. È vero, per tutti quanti, cioè veramente noi adoriamo Cesare Pompiglio, grazie. E gli vogliamo un gran bene. Grazie ragazzo. Questa trasmissione c'è soprattutto perché ci sei tu, è la verità, perché se non ci fosse tutte le 40 persone che c'ha lì nella lista non sarebbe intervenuto nessuno, se ci fosse stato qualcun altro. Adesso noi vi salutiamo, quindi salutiamo Giulia Rapezzani. Ciao a tutti, ringraziamo anche il pubblico. Ringraziamo il pubblico. Già, è vero. Salutiamo Cesare Pompiglio, mitico Cesare, il nostro ospite. Ringraziamo la Euparla, anche se sono buona, ringrazio e saluto tutti i miei umili servitori.
Vi salutiamo tutti quanti, speriamo di sentirci il più presto possibile. Salutiamo il nostro disc jockey e Radio Milan Inter, che ci ha dato la possibilità di star qua tutte queste grazie. Serate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.